что за резюме это? Poi bianchissimo. Non è sempre bianco il mio rosso, tipo. A me non mi serve. Ah, fate tutti come mirror sage, che abbassate i genuini. Poi lo abbasso tutto. Computer, avvia live 2 in camera. Computer, avvia live 2 in camera. Perché parla a ca? Fare di preferire il computer. Avvia live 2 in camera. Tentativi per farglielo fare. Soria! Normalissimo, non voglio neanche leggere gli altri, guarda. Che bella idea mettere bianco su bianco la scritta. Un tempo la città vibrava di energia. Sporca, pericolosa, ma viva e magnifica. Ora non è più così. Il cambiamento è stato graduale. Molti non l'hanno visto, hanno chiuso gli occhi e l'hanno accettato. Hanno scelto una vita tranquilla, altri invece no. Coloro che si sono rifiutati di adeguarsi sono stati emarginati, criminalizzati. Sono i nostri clienti. Noi ci definiamo runner. Viviamo al confine fra la facciata scintillante e la realtà, il bordo dello specchio. Cerchiamo di stare alla larga dai guai e la polizia ci lascia in pace. I runner vedono la città in modo diverso. Noi vediamo il flusso. I tetti diventano percorsi e collegamenti, possibilità e vie di fuga. Il flusso è ciò che ci tiene in corsa, ciò che ci tiene in vita. Un flussevole. Un flusso. È ora di allenarsi, Fate. Lo so che non ti piace, ma la caduta ti ha messa fuori servizio per un po'. E ora devi tornare in forma, specie in questa città. Caduta. Bello il nuovo campo di addestramento, eh? Celeste è in giro per un lavoro. Raggiungila e segui l'ispirazione, ok? Aspetta, mi metto a caricare il power bank, arrivo, eh. Bestia, che velocità di movimento. Un attimo. Io la uso veloce, da... però così è un po' troppo. Spazio sinistro. Ah, mi abbasso come lo schermo. Tab. Vari fondamentali del momento. Sì. Ah, ti scivola col shift. Vedranno di mostro portato di movimento. Bentornata. Grazie. Non pensavo di rivederti così. Mi è scelto titolo, aspetta, ora freccetta. Aspetta un attimo, ho visto una cosa che mi è piaciuta. Hardware, software generiche. Cazzo. Va bene. Non ci sono i sottotitoli. Prima dei runner. Cazzo mi dico. Presto. Oh. Bene, arrivi, che arrivi. Ah!
Fate. Di guardarla fare le cose in un modo simile, voglio fare di conseguenza seguendo. Non te lo farà di vedere, è quello che devo fare. Visivamente l'ho visto. Celeste, cosa dobbiamo fare? Merck vuole che ti alleni un po' a combattere. Sai come la pensa. Certo, pronta? Come la pensa lei. Fatti sotto. Fatti sotto. Oh, sì. In pausa consiglio per combinare diverse mosse attacchi e tenta di ottenere sì vabbè l'ho persa dobbiamo no? Va bene Fate, ora rivediamo come si eseguono i disarmi, non si sa mai. Pausa di questo lasciamo fare il destra. Ricorda cosa hai imparato. Quando combatti, dividili e affrontali uno alla volta. Stronzata.
Cretino. Sì, gli faccio. Va bene ragazze, basta addestramento. È ora di fare sul serio. Sel, Drake ha un lavoro per te, contattalo. Fate, fammi sapere quando sei pronta. Sono pronta. A più tardi. Oh, Celeste. Ma cosa vuoi fare? Giochiamo, che cazzo di domanda è? Roni cazzo presenta. La produzione DICE. Finanziario 13:58. Fate. Sì, Fate. Gli uccelli saranno rimasti di stucco. Quando la finisci di dare spettacolo, prova a concentrarti. Quando ci devo mettere? Cosa devo provare? Che devo fare quindi? Non mi parlerà mai più. Facile romperlo, è così. È arrivata la torre e tu no. Sbrigati, portale la valigia, la prenderà da lì. Senti, caga cazzi, già non mi guardo più perché sono cotta e già mi sicuro io più, non più pure il cazzo. Addosso, Fate. Ci sono sbirri in arrivo. Mi ha avvisati l'elicottero dei giornalisti. Consiglio, la valigia tengo nella cosa.
Allora, questi sono i punti di deposito per essere prelevati o abbandonati dai runner in difficoltà. Il glifo di un runner indica che un punto di deposito è vicino. Devi sempre cercare di avanzare di nemici, va bene. Cadente in testa, seguito da Maduro e Doylen. Tuttavia, poco si rovono nel compare. Ehi, metti giù la valigia e tieni le mani in vista, spariamo! Vattene via! Le linee sono impazzite, vattene! Guarda che fai lì. Però come burro. Collego Celeste. Bella. Sento degli spari e c'è un elicottero troppo curioso. Fate sta arrivando, preparati. Arrivo, prepara. Invece di superare le sensazioni nel flusso della prospettiva del run, devi affrontare e cercare di superare l'incontro. Birri di fronte, devi superarli. Fare shift? Birri di fronte, devi superarli. Altri birri in arrivo. Bastano prima le scie. Occhio, hai gli spidi addosso. Lanciami la valigia. No. Va bene, l'ho presa. Ok. Ho visto. Giocano duro. Tutto a posto. No, vattene. Dove vado, dove vado? Porca trova. Salta giù da quel tetto. Non mi importa come. Fallo. Niente. Niente, hanno sparato e basta. E lo sa che succede?
chiederò in giro. Riporta le chiappe alla base, Fate. E fa da solo, vabbè. Vedete, si è piano. Ripetete, agente Connors. Vado da Pope, Robert Pope. Voglio interrogarlo sull'irruzione. Vado a West Harland Drive 56. Avvisate il tenente Miller. Ricevuto. Riferirò il messaggio, agente Connors. Grazie, passo e chiudo. Ciao, sorellina. Sei qui, bimba? Ehi, Mark. Scommetto che ascoltavi la radio. Mi conosci. Cerca di riposare. Sarai stanca. Domani dobbiamo indagare. Scoprire perché è volato tanto piombo. Ci vediamo dopo, ok? E non mangiarmi la pizza. Lo sai che la preferisco. Ma sì, bella stagionata. Lo so. Bella stagionata. Ciao, Merc. Non se ne mangia. Qualcuno spara, ripeto, qualcuno spara. A tutte le unità, convergete al 56 di West Harland Drive. Mi raccomando, fate attenzione. Kate. Dove sei, Kate? Dove diavolo sei? Ehi. Merc. Esci? Mettiti in collegamento e seguimi. Manca poco. Beh, quando avrai voglia di spiegare dove sei e che diavolo stai facendo, magari fallo. È mia sorella. Ah, ok. Cerco di capire che sta succedendo. Dammi un secondo. Dice che c'è movimento a West Harland, la casa di Bob. Se stai andando lì, stai attenta. Se riesci a capire che succede. Sai che era candidato a sindaco, vero? Finalmente qualcuno che poteva fare la differenza. Okay.
posso... Non posso mettere il musink in gioco. Bello. Cos'è prendere a giro che pulsa? Va bene. Sì. Volete portare i bambini al centro commerciale New Eden? Allora fate una sosta al ristorante Saponi dell'Eden per fare colazione, pranzo o cena, o anche solo per uno spuntino. I Saponi dell'Eden sono un paradiso. Kate, che cosa ci fai qui? Che hai fatto, tu? No, non lo riconosci. Dovrei. Quella è mia sorella. Robert Pope, un amico di papà. Merda, quel Pope. Mi aveva chiamato. Era da tempo che non ci parlavamo. Ha subito un'irruzione. È in campagna elettorale. Non leggi i giornali? Non sono più giornali. È pubblicità. Era candidato a sindaco. L'irruzione l'avrà sicuramente terrorizzato. Così credevo. È strano. Mi ha detto dell'irruzione, mi ha chiesto di venire. E poi ha chiesto di te. Ah sì? Saranno almeno 10 anni che non lo vedevo. Era vivo quando sono arrivata. Era seduto al suo tavolo, scriveva. Poi, buio fitto. Quando ho ripreso i sensi, era già morto. L'hanno ucciso con la mia pistola. Sulla sua scrivania c'era un diario, ma è sparito. Nell'edificio c'era di sicuro qualcun altro. Ho lasciato la radio in auto, non ho potuto chiamare. Forza, vieni con me. Ti porto al sicuro. Non posso fuggire adesso. Non sono come te. Sarebbe come una confessione. Credi che sia stato un incidente? Non esistono incidenti in città. Qualcuno lo voleva morto e voleva incastrare te. Aiutami, ti prego. Tu hai dei contatti. C'è qualcosa dietro. Qualcosa che sapeva. E che forse voleva dirmi. Non posso farmi coinvolgere, Kate. Sai cosa faccio? Bene. Non posso. Tirri in arrivo, Fate. Meglio per te se te la squagli. E in fretta. Proverò. Mister, devo andare. Se le cose dovessero andare male, cerca il tenente Miller, il mio superiore. Dagli tutto ciò che trovi. Dico sul serio, Fate. Stanno giocando sporco. Vattene via subito. Ora vattene. E Fate. Grazie. Prego, Sis. Ma non so se lo trovo. Non sono collegato alle zie fascista tenendo voluto alto sinistra di avere in direzione giù. Ah. Merda! Esci dall'edificio, sbrigati! È circondata! Non prendiamo! Affanculo a tua sorella! Hai la scorta alle costole! Trova una via d'uscita! Togliti di mezzo! Ma che cazzo succede? Perché fa 3 FPS adesso? Esci attraverso gli uffici contabili. Non capisco una sedia.
Costa Rondonelli per caso. Vai al palazzo della CEC, ti cerco un'uscita. Dei caccecchini incredibili. Per fare una cosa, aspettate. Su spazio, come che cammino con questo? Guardare contro mi viene meglio. Minchia! Ho visto quanto sono di tutti. Riempire la porta di proiettili. Puoi prendere fiato, ma guarda che casino. Questa maledetta città. Non posso credere che Bob sia morto. Invece. Tu quindi lo conoscevi? Beh, in questa sei nei guai fino al collo. Passa il ponte sopra il viale e vai verso Centurio Plaza. Notizia sensazionale. Robert Bob, candidato al lavoro.
Si avvicinano delle autopattuglie. Hai poco tempo. Scusa. Non riprendere spazio. CTI News ha ricevuto una notizia sensazionale. Robert Pope, candidato alla poltrona di sindaco, è stato trovato morto nel suo ufficio sulla West Ark. Si avvicinano delle autopattuglie. Hai poco tempo. Stronzata questa. Tiri davanti a te, bimba. Ricorda, uno alla volta. Eccomi da qua. Raggiungi il ponte ferroviario. È l'unica via d'uscita. Seminati, ora collego Krieg. Vediamo di tirarti fuori. Che spazio per saltare? Anzi, da un checkpoint devo uscire e rientrare, così metto il visin che magari non vado a 3 FPS. Stai bene? Sì. Muoviti. Comunque sei andata bene. Non so ancora perché ti sparano, ma cercherò di scoprirlo. Ok, sì, dopo di che posso chiudere, salvando. Mer, che cazzo succede? Qualcosa ha spaventato qualcuno. Non so cosa, ma sembrano tutti nervosi. Ehi, Sel. Hai avuto problemi? Nah, gli sbirri non corrono un cazzo. Però adesso sparano un po' troppo. Tutti parlano dell'omicidio di Pope. La polizia è agitata. Molto. Non so che gli ha preso. Forse c'è il contratto da rinnovare. Sta molto attenta, Sel. Perché tanto casino? Fate ha rubato una prova dalla scena di un crimine e adesso tutti gli sbirri ce l'hanno con lei. È la prova che hai rubato? Sì, forse viene da un diario. Il resto è sparito. Riesco a leggere solo Icarus, forse. E al più alto. Icarus?
Come quel tizio greco. Già, suo padre gli costruì delle ali di piume e cera. Poi lui volò troppo vicino al sole. E... addio, Ali. Addio, Icaro. Se qualcuno ne ha sentito parlare, Fate... Sì. So che ormai non è più un runner, ma ha dei contatti. Non puoi evitarlo per sempre. Scommettiamo? Chi? Jackknife. Oh, Jack Coltello. Drake ha individuato Jackknife. È sui tetti del vecchio campo di addestramento, vicino al canale di scolo. Aspetta. Ma ci sono... Ti provo, metti chi muovo, ammetto. Non ci va. Sta a fare, non ci va, ammetto. Allora. Drake ha individuato Jackknife. È sui tetti del vecchio campo di addestramento, vicino al canale di scolo. Ma ci sono sbirri dappertutto. Puoi seguire i canali fino al quartiere di Anton Town. Muoviti. La polizia ha un sospetto in custodia. L'elicottero ti avvista, corri! Circondata, Fate. Entra nei canali di scolo. Esattamente com'è che devo uscire, devo restare. Sei libera. Ora entra nei canali di scolo.
Madonna santissima. Remo? Fortuna che il marcatore va sempre sul rosso. Muoviti e non illuderti che gli sbirri non ti seguano. No, tu sei duda che gli sbirri non ti seguono. Ehi, sto ricevendo qualcosa. Merda, avevano previsto la tua mossa e hanno mandato una squadra di cecchini davanti a te. Madonna, fortissimi loro. Ho visti. Elimina i cecchini o evitali. Basta che attraversi quella zona. C'ha di cazzo. Fortissimo. Oh, tre di dio. Elimina i cecchini o evitali. Basta che attraversi quella zona. Troione! Devo ucciderlo, altro che evitarlo, mi rompe il culo. Eccola! Ora affanculo! Vado io affanculo, ci vediamo lì. Se... Ma io non ho capito dove cazzo andare.
Scusami, ma la porta era chiusa. Avvisato! Ma scusami. Non ho capito. Cos'è? E la porta è chiusa. Con un colce, ragazzi, mi collo io. Abbiamo appurato questa cosa, era facile da appurare. E tu dici che lo si trova nel pulsante. Scusate ragazzi, non me ne d'accordo. Avete ragione. Avete ragione. Perché? Ma voglio scenderli qua. Oh, carta là. Oh, carta. Sono troppi giochi voi. Tutti giochi, dai. Capito dove? Cioè. Ma scusa, non ho capito. Ma ci butto qua. Ma non c'è un pulsante qui, Io questo altro non lo sto capendo. Ah, io lo giro. Ma perché ho giocato a questo videogioco? C'erano tanti altri belli, no? Grazie a me. Non so giocare a questo gioco, perché lo fa? È un gioco semplicissimo, soprattutto. Devi saltare. Ma...
siamo qua. Ora so che devo girarmi a destra e a sinistra, quindi mo. Opa. Saltarci prima, eh? Arriva un attimo. A posto. Forse Jack Knight sa qualcosa dell'omicidio di Pope. Cerca di non farti incantare. Beh, come runner se la cavava. Chissà per chi lavora adesso. Chissà per chi lavora. Angulo a lui. Jack? Aspetta, voglio parlare. Oh,
serpe. No, io non lo posso fare, mi ha tolto l'appiglio. Perdolo, stronzi. C'è un modo per raggiungerlo? Cazzo, se c'è un modo per raggiungerlo. Ma fare così? No? Certo. Quindi va avanti anche il caricamento, molto bene. Il primo spazio e quindi il secondo sono morto. Ma che po' di là, tua sorella. Cos'è? Oh. Ah, si è rotto le gambe sto coglione, però. So perché sei qui, Fate. Cioè, dimmi. Dimmi solo cosa c'entra Icarus con l'omicidio di Pop. È stata una sbirra, pare. Allora sei mal informato. Ti piace il wrestling, Fate? Pop amava il wrestling. Aveva anche assunto un ex lottatore come guardia di sicurezza. Travis Murphy. Sul ring si faceva chiamare Robburn. Jack, dove vuoi arrivare? Robburn? È solo un teppista che ha avuto fortuna. E le persone a volte sono troppo ignoranti per stare al loro posto. Vogliono a tutti i costi salire di livello, senza avere i numeri giusti. Sai, se fossi in te, inizierei da quel bestione. Buona caccia, Fate. Senti, non so se conviene prendere Robburn di petto. No, parlerò con Miller. Ehi, Fate, che stai facendo? Vuoi dirgli di Jackknife? Ancora no, è sempre uno sbirro. Qualsiasi cosa dica Kate. Lo vedi? Credo che su YouTube lo finisco in 2 ore questo gioco. Io col cazzo. Lo finisco in 2 e solo un 2-bit dice che ne dura 6. Tenente Miller. Voilà. Sono Fate, la sorella di Kate. Non mi ha mai parlato di te. Già. Come andare a cercarla? La sento, vado in mano. Mi aveva detto di cercarla in caso di problemi. È stata arrestata. Non sarai tu il sospetto che è fuggito dalla scena del crimine. Lo sa, faccio un po' fatica a ricordare con una pistola puntata in faccia. Io so cosa fai. Lo sa che era una trappola? So che Kate non potrebbe mai fare una cosa simile. Ma il capitano sta facendo domande difficili e io non riesco neppure a vederla. Lei ha mai sentito parlare di un certo Icarus? Perché?
È scritto qui. Ce l'aveva in mano Pope. Credo arrivi dal suo diario. Hai rubato prove. Kate è ciò che resta della mia famiglia. È uno sbirro in prigione, non sopravvive a lungo. Se sarà condannata, l'aspetta la morte. Non ti fermerò. Devo molto a Kate. Ma molti altri cercheranno di farlo. E non potrò impedirlo. Ti conviene imparare a correre. Correre è la mia specialità. Roseburn ha un ufficio alla Z Burfield International Shipping, alla fermata di Riding Park. Sul tetto dell'edificio c'è una grossa insegna. Senti, ho visto Roseburn combattere. Ha rotto il braccio all'avversario e poi ha attaccato l'arbitro. Se Roseburn è coinvolto nell'omicidio di Pope e nell'arresto di Kate, farà parlare le mani. Facciamo parlare le mani! Dai. Vai, dov'è? Dove mi butto! Oh, volevo prendere il taxi, peccato. Oh. Quella porta lì. Bene, grazie. Keep this shit right here. Cazzo, mi indica di là. Non pulisci, vedi qui. Come stracca? Come stracazzo! Oh, vaffanculo! Madre di Dio! Lo dovrei fare, mi ammazzo, eh! Cazzo.
ricordi dove andare? Non so dove andare, non ricordo più il culo. Come cazzo? Siamo. Sai, faccio solo quello che mi dicono. Beh, non so cosa dirti. Ho facilitato le cose. E io rispetto a te ho molti più occhi puntati addosso. È gente che voleva vedere la ragazza in pasto alla polizia. Ok, cosa per te e la tua piccola banda vanno male. Mettilo sul loro conto. Tra qualche giorno sarà tutto finito e vedrai che i giornali di oggi saranno cartacei. Quella runner non durerà a lungo. Come tutti gli altri, giusto? Il grande progetto Icarus andrà in porto. Puoi starne certo. E cerca di non fartela sotto. Senti, ci vediamo domani al posto nuovo di Reynolds Street. Alle 4, va bene? E non spaventarti, non l'hanno ancora finito. Sali di sopra, è tutto tranquillo. Ci vediamo lì. E non portare i tuoi amici. D'accordo? Bene. Senti, vado a prendere da mangiare. Un fisico come il mio non sta su da solo. Comunque c'ho ancora un po' di tethering. Non so se dovrei per gioco permettere, anche se mi sembra. Quindi Oburn sapeva qualcosa, eh? Chissà chi deve incontrare. Dai, semina di sbirri e torna qui. Poi cerchiamo un modo per farti entrare senza. Ehi, attenzione, arrivano gli sbirri. Devi aver attivato un allarme silenzioso. Esci subito di lì. La prossima volta, se vuoi.
Posso anche abbassare la grafica qua. Era il physics che rompe un cazzo, però. Muore veramente lui. Che cazzo? Paro. Parte sicuramente da lì. La me così divertita. La mia 3070 non ce la fa, dai, passiamo ad alto. Deve essere avviato. Andiamo così. Però provo a togliere anche il physics. Tanto lo dico, non è da togliere il physics, è finito. Togliamo il physics, dai. Devo toglierlo però. Ma raga, è proprio un coglione oggi, ma forte. Ora l'ho riavviato un'altra volta perché non ho tutto il physics. Allora. Physics. Allora. Meglio. Via. Non da... Come più in fretta? Tolto? A posto, in teoria. È a 4 per, scusa. Il, cioè, a metà, dai, sarà correndo qui. Per me, anche quello può essere ancora là. Tolgo tutto. Ma guarda Dio, proprio lì. Ok, ho fatto pensare il physics. E ora va da Dio. Ehi, vai, ciao! Aprite la porta subito!
vedo niente. Cazzo di ascensore. Okay. Merda, è sparita! Reca un nascondiglio più avanti. Raggiungi le gru, ti aggiorno quando sei vicina. Raggiungo le gru. Sono quelle. Attenta, elicottero degli sbirri in arrivo. Quando vai? Reca un nascondiglio più avanti. Raggiungi le gru, ti aggiorno quando sei vicina. Sì. Reca un nascondiglio più avanti. Raggiungi le gru, ti aggiorno quando sei vicina. Essa. Non voglio solo che mi sparo nelle palle. Devastano di colpi a una certa. Reca un nascondiglio più avanti. Raggiungi le gru, ti aggiorno quando sei vicino. Il full gameplay migliore di questo gioco. Non gli devono essere dei mostri.
veramente distruggerli tutti, però mo so qua, no? Attenta, birri davanti a te, dovrai combattere. Ma dove cazzo è l'altro? Non ho due che sono scesi. Aspetta, tiri davanti a te, dovrai combattere. E due sono, come cazzo? Aspetta, tiri davanti a te, dovrai combattere. Quella grandissima puttana. Spiaccicamento di fei. Fatto che questa non è una corsa e non fa niente. Okay.
attaccati deve esserci un riparo, un ponteggio. Usalo per seminarli. Fai autostrada. L'elicottero torna dalla mamma, ma non per molto, mi sa. Ho trovato indietro, eh. Forse. Non corre sulla parete, vattene a fare nel culo. Vabbè.
runner, i miei coglioni. Sono rincoglionito, non la runner. È 40, però ancora 20 minuti sta cagata. Rage game per me diventa, un cazzo è possibile. Puoi fare avere scena, un messaggio a Miller? Qua. Devo rivederlo. Oh, madonna mia. Ho ricevuto il messaggio. Tanto piano si sente. Ho iniziato a indagare su Rob Byrne. Perché? È Travis Burfield, il capo della sicurezza di Pope. Pensi che abbia ucciso Pope? Devo mettere un po' i dialoghi, mi sa. Certo, ha incastrato Kate. Voleva dare la colpa a un poliziotto. E non era l'unico. Ha parlato del progetto Icarus. Burfield è pericoloso, Fate. Non ti conviene inimicartelo. Ha incastrato mia sorella. Mi spiace, Fate. Per cosa? Per questo. E anche io voglio che Kate finisca male. Ma alcune agenzie private interferiscono nel nostro distretto. Dicono che lo fanno per la sicurezza e invece stanno solo aspettando un nostro errore. Ci hanno garantito che risparmieranno noi e Kate solo se gli daremo... Me. Sì. Ah, vedi. Voglio solo salvare Kate. Ed è per questo... che la lascerò andare. Mi punta ancora addosso una pistola e io l'ammazzo. E secondo me farei anche un favore alla città. Un elicottero diretto al luogo dell'incontro di Rob. L'amico di Rob? Forse.
ma sembrava un elicottero della polizia. E chi altro potrebbe girare su un elicottero da queste parti? Non molti. Ehi, muoviti se lo vuoi prendere. E stai lontana dalle strade, Sbirri. Io non posso andare a vedere, mi ricordo del gioco. E qua. Cazzo, dove posso? Secondo le piantine dell'edificio, qui c'è un recinto elettrificato. L'ultima cosa che mi serve è una runner fritta. Disattivalo. Disattivo, fa facile. Bello che ti viene staccato nel lato. Mamma mia, esattamente. Come stracca, cazzo, dovrei passare. Come ha shottato sta bo? Io ti giuro, non so che cazzo fare. Non si aggrappa? Non lo so. Il mio cervello sta andando in pappa, ragazzi. E scenderà poco. Corri che la fanno! Mi raccomando, non ti attaccare al tubo, eh!
Oh, grazie a Dio. Osservando le piantine, è un labirinto ed è anche tranquillo. Roburn l'avrà scelto apposta, ma se hanno un elicottero saranno vicino al tetto. Cerca di salire. Sei passata? Io che non ti rispondo, guarda. È un no, quindi. Bravo, l'hai capito da solo. Penso di farcela, no? Mentalmente. Che non volevo tornare indietro.
Ok. Io pensavo un gioco semplice, dai. L'avevamo installato da un po'. Però poi. Quando è semplicino, è il cazzo. Merda! Che cosa? Già, mai fidarsi degli sbirri. Ecco Robert. Ed è dentro fino al collo nel progetto Icarus. Io salgo. Vedo di scoprire qualcosa su Pomp. Un papa, dai. Che paura. Ti mandano via. Andate tutti all'inferno. Nessuno può minacciarvi. Vabbè, ah, porca troia. Fate? Sì. Dimmi. Tutto bene. No, cosa fai? Porca troia. Ah, devo togliere la face. Piccolo wrestler dei miei coglioni. Ma sono morto, tipo qua. Quando t'assestro ti rompo il buco del culo. Dai, forza. Ti mandano via. Andate tutti all'inferno. Nessuno può minacciarlo. Nessuno può minacciarlo, io lo cazzo. Fate? Sì, tutto bene. Guarda che modo lo disarmo. Sono di cazzo. Ciao. Allora bene. Sbrigati. Iniziano a sudarti le mani, sai? Hai incastrato tu, Kate Connors? La sbirretta? Sì. Serviva un agente, vero? Io non faccio politica. Ti ho ucciso, Paul. Tu? No, io... Io ho ingaggiato... Chi? Un professionista. Lo vedrò domani, alle 2. Atrio del centro commerciale. Lo riconoscerai. Perché eri con me? Sei sicura di volerlo sapere? Tirami su e te lo dirò. No, no. Attento, Fate. Niente scherzo, sei storia. Sì, sì. Oh. Matt è storia. Robert ne è morto. Ma che? Stanno per arrivare gli sbirri. Battere, Fate. Battere, Fate. La mamma da, corri. Ma che cazzo stai vedendo qui sotto? Ah no, le luci erano normali, pensavo che non fosse... Non ci dovessi andare... Ah! Ho messo un blocco di piede che ero bussato. Cerca una via d'uscita. Ma che cazzo? Fare la corsa nel mio cazzo e poi... è stabile. Forse hai seminato gli sbirri per ora. La fermata di Riding Park è chiusa. Lavori di ristrutturazione, sembra. Ah.
pessima, pessima. Per forza dall'altra parte. Fermatela! E si chiude. Isolate il binario. E no. Ah, ma sono pulsanti, coglioni. Scemi di merda. Altri tornelli. Birri di fronte a te, dovrai batterti. Pappa, pappa. Eccola! Sono proprio io. Coglione! Che è caduto? Prima non è caduto, dopo è caduto. Sono assalto.
muoia bastardo. Via, certo, non dica me la via.
fanno. Gli sbirri si avvicinano, muoviti Fate. Muoviti Fate, sto perdendo il segnale. I treni, trova i treni, scusami un attimo, mi prova i treni, ma devo, vuol dire che devo saltare su un cazzo di treni. Oh.
Ma non ho cambiato bene il treno. Prova i treni. Non lo vedrei rispetto con la Grand Base. Cantato la velocità di tutto il palle, togliti di mezzo. Ottimo lavoro, Bimba. Se finisci di nuovo nei guai, Celeste è in azione dalle tue parti, ti aiuterà. Quindi che succede? Ho finito. Oh. Ciao Celeste, la face, Celeste. Legamento capitolo, se... A che stai pensando? A un assassino. Ah, sì? Sì, di Pope. Ho saputo di un incontro a New Eden domani. Farò un salto. Cazzo, Fate. Ma perché? Non è la tua guerra. Mettiti da parte. Quando ero piccola, avevo una scarsa opinione della città. I miei invece no. Per loro c'era qualcosa che andava difeso. Mamma e papà erano amici di Pope. Organizzavano proteste, boicottavano il sindaco, coinvolgevano anche me e Kate. Ma per quanto mi sforzassi, non capivo. Perché lottare? Merck dice che tua madre è morta. È stata uccisa durante le sommosse. Una marcia di protesta, finita male. Brutto colpo. E così la famiglia, beh, è andata a pezzi. Papà non se l'è mai perdonato. E io sono fuggita di casa. Forse neanche io l'ho mai perdonata. E allora chi ha incontrato Merck? Mia sorpresa, mentre rubavo in casa sua. Davvero? Non me l'ha mai detto? Voleva addestrarmi. Mi sembrava una bella occasione, ho detto di sì. Non avevo molte opportunità. Ciò che fai ora, Fate, è il modo più veloce per farti uccidere. Hanno incastrato mia sorella, Sel. E io la tirerò fuori dai guai. Le devo almeno questo. Sopravvivrò, come sempre. Sopravvivere non basta. Bisogna anche vivere. Ehi, vieni con me domani. Potresti aiutarmi. Non posso, ho un lavoro per Drake. Dice che mi sto rilassando. Ora devo andare. Ok, tanto fra poco cominceranno a sparare. Su, vai. Ma c'è ancora la valigia che gli avevo dato io. La borsa che gli avevo dato io. Fate, sta attenta. Se Rob non ha detto la verità, l'incontro avverrà lì, ma attenta. Callaghan è da quelle parti in corteo per la sua campagna. Quindi ci saranno blocchi stradali un po' dappertutto. Bene. Prossima volta. Prossima volta, prossima, che perché un pochettino mi sta piacendo. Un pochettino. Un po' mi fa incazzare, un po' mi sta piacendo. Non so, lo facciamo subito domani, non credo. Non so. O facciamo questo domani o facciamo continuo di Wolfenstein. Quindi Old Blood, beh, quello di io. Vai. Tanto notte ciao.